La Gelbison, dopo la pesante sconfitta rimediata a Messina, è chiamata ad un immediato riscatto e le premesse nel match con il Roccella sono tutte indirizzate verso questa direzione. E al triplice fischio, la missione per i cilentani rossoblù viene centrata con la conquista di 3 preziosi punti che fanno sempre più avvicinare il traguardo salvezza, mentre per il Roccella la situazione resta molto delicata. Al primo affondo la formazione di De Felice si procura un rigore. Il centrale difensivo Strumbo commette fallo su Tandara e per l'arbitro è penalty che Manzillo trasforma spiazzando l'estremo difensore calabrese. Per il capitano dei cilentani, ritornato a pieno nel ruolo di leader della squadra, è il 10° centro stagionale e trattandosi di un difensore, giungere in doppia cifra non è niente male. Il Roccella si fa notare con una punizione di Catalano che D'Agostino respinge. La Gelbison amministra e controlla la gara e quasi nella parte conclusiva della prima frazione riesce a trovare il raddoppio. Un preciso lancio di Fabrizio De Luca imbecca Tandara, il giovane under romeno controlla con abilità e in aria, trafigge per la seconda volta la porta del Roccella e con questo punteggio si va all'intervallo. Nella ripresa Giampà prova a cambiare qualcosa per scuotere la sua squadra ed effettua 2 cambi. Il baricentro del gioco si alza e le azioni dei calabresi si vedono con maggiore frequenza dalle parti di D'Agostino. Al 15° ci prova il solito Catalano, ma è attento all'estremo rossoblù e poco prima della mezz'ora, per la precisione al minuto 28, sugli sviluppi di un corner, Cordova, lasciato solo in area, impatta bene di testa e beffa D'Agostino, costretto a raccogliere la palla in fondo al sacco. La gara, grazie alla marcatura del Roccella, si riapre e rende l'ultima parte del match molto incerta. Gli uomini di Giampà ci credono e al 33° hanno una grossa opportunità per pareggiare. Il tiro di Catalano va a lambire il palo. Lo scampato pericolo consente alla Gelbison di condurre in porto la vittoria. Il risultato non muta, nonostante i 3 minuti di recupero.